Loredana Lecciso è un personaggio televisivo legato da anni ad Albano. Ma che cosa ha dichiarato su di lui di così sconvolgente? Loredana Lecciso, tra alti e bassi come in tutte le coppie, è saldamente al fianco di Albano Carrisi ormai da tantissimi anni, per questo motivo è di sicuro una delle persone che lo conoscono meglio. Ma cosa ha detto la showgirl sul leone di Cellino San Marco? Ecco tutti i particolari. Loredana Lecciso, classe 1972, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sull'emittente leccese Canale 8. In seguito è apparsa in I Raccomandati, Striscia le Notizie e Buona Domenica. Nel 2004, invece, è stata tra i concorrenti della Fattoria. Da diversi anni è lontana dallo show business, ma in più occasioni sarebbe stata proprio lei a dire no a nuove opportunità. Infatti pare che abbia rifiutato anche il Grande Fratello. Per quanto riguarda la vita privata, prima di incontrare la voce di Felicità, ha avuto una relazione con l'imprenditore Fabio Cazzato, da cui ha avuto una figlia di nome Brigitta che si è già sposata. Ma che cosa ha affermato circa il suo celebre partner? Ecco i dettagli. Loredana Lecciso non avrebbe mai voluto dirlo. Le cose con Albano stanno così. Loredana Lecciso ha conquistato il cuore di Albano dopo la fine del suo matrimonio con Romina Power, e ormai da ben 25 anni è la sua compagna ufficiale, anche se non si sono mai sposati. Di recente la VIP ha rilasciato un'intervista a Nuovo, raccontando di aver trascorso le sue vacanze in Puglia, nella tenuta di famiglia. La soubrette ha spiegato che ogni mattina l'uomo della sua vita le porta una rosa colta in giardino. Lo fa tutte le mattine, ha confessato la showgirl. Oggi i due volti del mondo dello spettacolo sono sereni e in armonia. Hanno persino accolto un nuovo nipotino, Axel Lupo, figlio di Romina Junior. Ma le cose non sono sempre state così. Tra il 2004 e il 2005 hanno dato letteralmente spettacolo litigando velenosamente in diretta televisiva. Al settimanale però la showgirl ha ammesso che avrebbe dovuto difendere di più il loro rapporto. Dopo le prime turbolenze iniziali, la coppia ha costruito una bella famiglia a cui si sono aggiunti Jasmine e Bido, i due figli minori del celebre cantante. La primogenita ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo, mentre il secondo studia ancora e vorrebbe gestire un giorno l'azienda vinicola di famiglia.